ragione. Speriamo che non ci abbia aspettato tanto. Oh, ciao! Spero che tu non ci abbia aspettato tanto. Scusa il ritardo. Lui è Orsetto Musetto. Licia Musina è il mio nome. Viaggio nella fantasia. Posso spostarmi in ogni dove. Vieni a farci compagnia. Se vuoi venire, c'è poco da fare. Sorridi, respira e lasciati andare. Con la valigia piena di sogni, visiteremo altri mondi. Siamo pronti per la magia. Uno, due, tre, via! La storia del blu. Caro Musetto, io ti devo confessare che non mi viene in mente nessuna storia del blu. Ah, che bella idea! Grazie, Musetto. Sì, facciamo il gioco di chiamare tutte le cose che sono blu. Dai, comincia tu. Certo, sì. Poi c'è il mare, il cielo, gli occhi blu della mia mamma. Ecco, ho trovato finalmente la storia del blu da raccontare e racconta proprio di questo gioco. Grazie, Musetto. Ora sono pronta. Devi sapere che io ho una sorella che si chiama Aichil ed è una sorella gemella. Oh, sì, certo. Ci assomigliamo tantissimo. Siamo identiche, ma solo fisicamente, eh? Di carattere siamo molto diverse. Sì, siamo tutte e due abbastanza simpatiche, direi. Però lei è proprio buffa e fa un sacco di cose strane. Vuoi sapere che cose strane fa? Vabbè, allora, cominciamo col dire che non si ricorda quasi mai il nome delle cose. Allora sta lì un pochino e dopo un po', prontamente, ne inventa il nome. Reinventa tutti i nomi. Ti faccio un esempio? Licia Musina? Sì? Dimmi, Aichil, cosa vuoi? Ma scusa, mi puoi passare la conga? Cosa? La conga, quella lì che è vicino a te. Ah, ecco, ci risiamo. No. Sì, quella. La tazza. Ma io che cosa ho detto? La tazza. Hai detto la conga. Appunto, me la vuoi passare sì o no quella conga? Ma non è mica l'unica cosa strana che fa, sai? No, per esempio, lei parla con tutto e con tutti. Sì, con le persone, gli animali, le cose della natura. Lui? Va bene, glielo chiedo subito. Scusi, scusi, signore, lei col cane? Scusi, dice a me? Sì, lei. Il caramaglio qui, chiede se può farle una domanda. Eh? Il cara che? Il caramaglio, lui, questo che sto toccando, dice che lei, se potesse, dovrebbe parlare col suo cagnolino e chiederle di non fare proprio la pipì qui. Pensa che sia possibile? Mamma, il caramaglio è l'albero. E lei ci sta parlando? Certo. Come? Sì, ora glielo dico. Il caramaglio dice che lei è veramente tanto gentile e che avrebbe tanta voglia di essere abbracciato da lei. Eh? Io? Abbracciarmi con quel coso? Sì. Ma mi faccia il pensiero! Vieni Pippo, andiamocene! Ma no, ma aspetti, ma no, ma non vada via. Mi dispiace, ma sai, la gente è strana, eh. Va bene se ti abbraccio io. Sì. E tu? Che cosa vuoi? Giocare? Oh, sì. Tre? Bene. Tre blu. Allora. Il primo è il... come si chiama? Il fruscio. Il secondo, sì, i finestroni blu della mia mamma. E il terzo... ah, sì. Il frappuletto, questo. Come non capisci? Ma è chiaro. Vabbè, aspetta lì, aspetta qua.
Dice Musina, scusa, dimmi Aicil, cosa c'è? Allora, sto facendo un gioco con l'Arioso. L'Arioso? E che cos'è? Che cos'è l'Arioso? Lui! Il cielo? Il cielo, sì. Allora, stiamo facendo un gioco. Mi ha chiesto di dire tre cose blu, ma non capisco perché lui non capisca le cose che dico. Chissà come mai. Va bene, te le dico. Allora, la prima cosa è il fruscio. Il fruscio. Neanche tu capisci. Il fruscio, dai, quello che fa. No, non capisco. Quello che quando ci vai dentro ti bagni. Ah, il mare. Il mare. Oh, ma era tanto difficile. Allora, la prima cosa è il mare. Il secondo sono i finestroni blu della nostra mamma. Facile, gli occhi blu della mamma. Sì. E seconda cosa, gli occhi blu della mia mamma. Ecco, e la terza cosa è questo fropuletto qui. È uno zainetto. Zainetto. A me sembra uguale, a te non sembra uguale. Vabbè, non importa. È il terzo, lo zainetto. Adesso tocca a te. Allora, mi devi dire tre cose del colore... Gargalante! Ma come? Che cos'è il gargalante? Ma allora proprio non capisci niente, parliamo due lingue diverse! Il gargalante, dai! Ah, sarei io quella strana? Ah, va bene, d'accordo, va bene, sì. E questa è la storia della mia meravigliosa sorella gemella Aicil. Oh, sì, è proprio meravigliosa, è piena di fantasia, piena di creatività e poi è intelligente e poi con lei non ti annoi mai. Come dici, Musetto, non ho capito. Ah, glielo dico. Musetto dice che tu sei un meraviglioso lotto cocco e che ci potresti fare un fantastico creoso pieno di bellissimi colori e inviarcelo agli indirizzi che trovi alla fine di questo video. Ah, va bene, glielo dico. Dice che noi due ti coloriamo tantissimo. Ciao! Il nostro viaggio ora è finito. Chiudo la valigia e ti saluto. Se in questo video ti sei divertito, potrai tornare in un minuto. Basta cliccare sul link che tu hai e Orsetto Musetto e Licia Musina ritroverai. Ciao! Ciao! Andiamo! Ciao!